Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati al corso avanzato sui tarocchi Rider-Waite e in particolare parleremo della giustizia che rappresenta il dono dell'equilibrio. Come al solito andremo a fondo, vedremo la descrizione della carta, la simbologia, i vari aspetti, significati avanzati, alcune combinazioni e poi ci rivediamo alla fine per i saluti. Come vi dico sempre, io questi video li sto facendo concentrandomi sulla figura della carta, infatti a parte questa breve introduzione, poi non vedete me ma vedete la carta, perché vorrei darvi più elementi possibili, ma soprattutto vorrei che vi concentraste proprio sulla carta e sulla figura con i vari aspetti anche simbolici senza particolari distrazioni, perché comunque quando faccio un video in cui mi si vede in prima persona, magari anche senza volerlo, può distrarre lo sfondo, può distrarre come sono vestita, come sono pettinata. Quindi, per un corso avanzato sui tarocchi, ho preferito questa modalità. Questo lo dico perché alcune persone me lo hanno chiesto, mi hanno proprio chiesto come mai si vede solo la carta e non mi faccio vedere io, e questo è il motivo, quindi spero di aver risposto. Detto ciò, vi lascio all'arcano della giustizia e ci vediamo dopo. L'arcano della giustizia rappresenta una costante ricerca dell'equilibrio tra bene e male, quindi possiamo dire che in un certo senso è lo specchio dell'ordine che noi ritroviamo nell'universo e della ricerca della verità. Se osserviamo bene questa carta, vediamo una donna dallo sguardo severo che siede su un trono fra due colonne di pietra che sorreggono un drappo. Indossa una veste rossa e un mantello verde, nella mano destra regge una spada con la punta rivolta verso l'alto e nella sinistra tiene una bilancia. Il numero rappresenta un nuovo inizio dopo la completezza del 10. Questo indica la lotta interiore che conduce ad armonizzare principi opposti. Vediamo meglio i simboli. La corona simboleggia la luce solare che chiarisce le idee confuse e illumina l'esistenza. Il drappo impedisce la vista dell'interno del Tempio della Giustizia, quindi c'è un che di misterioso in un certo senso. Le colonne ricordano il Tempio di Salomone, ossia il sovrano ebraico conosciuto per la sua equità nel giudicare. I pilastri rappresentano la forza che è in lui e il Dio che decide o stabilisce. Poi abbiamo la spada che simboleggia la capacità di dividere equamente ogni cosa, ma anche l'implacabilità nel punire i malvagi. La punta rivolta in alto richiama l'origine divina di questo potere. E la bilancia significa equilibrio nell'esprimere un parere, capacità nel soppesare le cose con buon senso. Anche i piedi sono importanti perché indicano che la giustizia è sempre pronta ad agire, perché se osserviamo bene la carta, sono proprio in una posizione che fa pensare mi sto per muovere, mi sto per alzare, quindi sono sempre pronta ad agire. Vediamo adesso i significati divinatori. Questo arcano assume dei significati diversi in base alla moralità del consultante, nel senso che se lui ha agito secondo giustizia indica una speranza, se invece non ha agito secondo giustizia indica una paura, quindi rappresenta l'atto del giudicare. Si riferisce ad una persona equilibrata e conservatrice, è simbolo di armonia e tranquillità interiore, ma indica anche integrità e lotta per la verità. Simboleggia le istituzioni che garantiscono l'ordine sociale e può anche riguardare questioni legali. Vediamo i significati avanzati. Sappiamo che ci sono quattro sfere, partiamo dalla vita personale. Per quanto riguarda l'amore, indica che l'armonia di coppia può essere ottenuta grazie al ragionamento, ma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Questo significa che una coppia può decidere di dialogare, di ragionare, però assumendosi comunque le responsabilità di quello che non va o anche di quello che magari invece sta procedendo bene. Per quanto riguarda il lavoro,
indica che la correzione di un errore deve essere immediata, l'indulgenza e l'indecisione portano conseguenze negative, quindi se ci si rende conto che è stato fatto uno sbaglio bisogna rimediare subito, perché prendere tempo, essere indecisi e trascinarsela avanti potrebbe avere delle conseguenze negative. Per quanto riguarda il denaro, occorre un calcolo preciso per mettere a frutto le proprie risorse e per scartare le opportunità troppo rischiose, quindi bisogna essere prudenti. Per quanto riguarda l'anima e psiche, l'autostima ci parla di una difficoltà nel giudicare se stessi. È senza dubbio più semplice e meno rischioso giudicare gli altri. Giudicare se stessi invece è complicato, è difficile ed è anche rischioso perché magari se noi ci rendiamo conto di qualcosa che non ci piace di noi stessi, il rischio è che poi possiamo averne un malessere, un dispiacere, un conflitto. Quindi è sicuramente meno rischioso dare un giudizio sugli altri, ma dobbiamo invece provare ad osservarci con gli occhi del prossimo, fare un esame di coscienza, giudicare se stessi, valutare se stessi. E lasciamo perdere quello che fanno gli altri, noi pensiamo a quello che facciamo noi. Per quanto riguarda la meditazione, la carta ci dà un messaggio: tutti sbagliamo. E la giustizia, se non ha misericordia, nasce dalla paura e genera paura. Che cosa vuol dire? Che nel senso di giustizia ci deve anche essere un senso di misericordia, perché altrimenti se manca non fa altro che nascere dalla paura, generare paura e non è una vera giustizia. Quindi comunque ci deve essere anche sempre questo aspetto della misericordia. Spiritualità. La purificazione di se stessi può nascere solo dall'ammissione dei propri errori, nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Quindi, se vogliamo davvero essere puri, dobbiamo ammettere i nostri sbagli nei nostri pensieri, nelle parole e nelle azioni. Dobbiamo farci l'esame di coscienza, è quello che ci sta dicendo questa carta. Ce lo sta dicendo sotto forme diverse, con parole diverse, in modi diversi, ma è proprio questo il messaggio chiaro che ci sta lanciando. Guardiamo dentro noi stessi. Divinazione. Abbiamo la sentenza che ci indica una giustizia terrena che è sempre imperfetta. Ma la verità è una ricerca continua, non è una meta che si può raggiungere. Quindi, quando noi pensiamo alla verità, non dobbiamo pensare a qualcosa che finisce, che si raggiunge, ma a un continuo divenire, un percorso sempre in evoluzione. Il suggerimento della carta è cerca di conoscere tutti i fatti prima di esprimere un giudizio e non lasciarti condizionare da pregiudizi ed emozioni, quindi mai essere avventati. Cerchiamo di valutare le cose solo quando abbiamo tutti i dati. Tempi di realizzazione. La carta ci parla più o meno di un mese lunare, può anche significare incapacità di prendere decisioni, quindi in questo tempo di realizzazione c'è un po' di incertezza. Per quanto riguarda i significati esoterici, abbiamo l'alchimia che indica la bilancia e la spada come strumenti con i quali l'alchimista dosa gli elementi e separa i composti. Astrologia è legato alla bilancia. Nell'equinozio d'autunno il giorno e la notte hanno la stessa durata, gli opposti sono in equilibrio. Con l'arcano della giustizia si entra nel secondo stadio della vita umana, quindi nell'età matura. Rappresenta l'uomo che comprende le leggi universali e agisce di conseguenza, agevolando così i suoi propositi evolutivi, sia sul piano personale sia su quello sociale. Se nell'arcano del carro l'uomo prende in mano le redini della propria vita per dirigersi in piena libertà verso le mete ambite, la giustizia mostra invece l'eroe che si confronta con le conseguenze delle proprie azioni, ora consapevole del fatto che ogni gesto da lui compiuto si ripercuote anche sul resto del mondo e che, prima o poi, gli effetti ricadranno su di lui, chiudendo il cerchio dell'energia e ristabilendo l'equilibrio. Quindi questo arcano rappresenta anche l'idea del karma, inteso come la legge universale che costituisce il fondamento della giustizia terrena e divina, equilibrando ogni azione con una reazione dello stesso segno.
La protagonista di questa carta dei tarocchi ritrova la grandezza dei personaggi centrali dei primi arcani, come la papessa o l'imperatore, forse perché non rappresenta l'eroe impegnato lungo la via che conduce alla sapienza, ma la figura archetipica della legge cosmica che garantisce il delicato equilibrio della vita sulla Terra. Vediamo i diversi aspetti dell'arcano. Aspetto psicologico. Con questo arcano, simbolo di maturità, l'uomo ritrova l'armonia tra la ragione e il sentimento. Rappresenta la capacità di comprendere come la giustizia si raggiunga neutralizzando il male con il bene e nello stesso tempo simboleggia la voce della coscienza che reclama il ristabilimento dell'equilibrio interiore. Aspetto intellettuale. La giustizia rappresenta una mente disciplinata e deduttiva, capace di valutare i pro e i contro e anche di trovare in ogni ragionamento l'armonia fra tesi e antitesi. Questo arcano è la personificazione dell'uomo osservatore e impeccabile. Aspetto emotivo indica un'acuta sensibilità che trova la sua massima espressione in un temperamento artistico. Rappresenta l'uomo che gode dei piaceri della vita familiare e indica lealtà anche matrimonio. Aspetto materiale. Rappresenta l'uomo che rende e riceve giustizia. È l'arcano della legalità e di tutto ciò che essa implica. Trattati, accordi, atti formali. Annuncia inoltre la nascita di associazioni e simboleggia le istituzioni. Questa carta però auspica anche successo, fama, prestigio, ogni tipo di ricompensa e può anche riferirsi alla vittoria di cause legali. Vediamo alcune combinazioni. La giustizia con il mondo indica l'esito positivo di una questione legale, quindi quello che vi ho detto prima ovviamente va valutato in base alle altre carte intorno. Sapete che i significati che vi do sono sempre generali e poi per andare nello specifico bisogna valutare le carte intorno. In questo caso lo stiamo facendo e possiamo vedere che se c'è il mondo indica appunto una questione legale che si risolve positivamente. Se invece vicino alla carta della giustizia c'è la luna, bisogna stare attenti perché ci potrebbe essere un inganno, ci potrebbe essere un'ingiustizia, ci potrebbe essere qualcosa che non riuscite a vedere bene. Magari ce l'avete davanti agli occhi, ma rimane offuscata da qualcos'altro e quindi può ingannare. Anche questa è una carta ricchissima di simbologia, ma tutti gli arcani sono ricchi di simbologia, quindi ormai è anche inutile ripeterlo. Spero comunque di esservi stata utile, di avervi dato dei significati che possano aiutarvi nelle vostre stesure, nel vostro studio con gli arcani. Se avete delle domande, come sempre, scrivetemele pure giù nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima e come sempre vi mando un bacio enorme.